A Piazza Tahrir continuano gli scontri, giovani arrabbiati lanciano sassi contro i poliziotti che rispondono con i lacrimogeni, ma la vera battaglia si sposta nei luoghi di potere. Oggi sono scesi in piazza i giudici della Corte Costituzionale, hanno annunciato uno sciopero ad oltranza fino a quando il Presidente non tornerà sui propri passi. Non ci faremo intimidire, difenderemo la Costituzione con la nostra vita, annuncia melodrammatico il Presidente della Corte. Morsi vuole imporre ciò che non ha potuto neanche proporre Mubarak, ovvero la totale impunità del Presidente. I fratelli musulmani replicano che i giudici sono stati per lo più nominati dal deposto dittatore, ora all'ergastolo, e che quindi sono dei controrivoluzionari. Ma per strada, accanto ai giudici, ci sono anche gli studenti, i giornalisti, che hanno partecipato alle proteste di 2 anni fa contro il regime. Il Cairo è nel caos, a Piazza Tahrir ci si scontra, a pochi metri i giudici rilasciano dichiarazioni infuocate contro i fratelli musulmani. A pochi chilometri si svolgono i funerali di una delle 3 vittime degli scontri di ieri. Intanto un portavoce dell'Assemblea Costituente annuncia che giovedì sarà varata la nuova Costituzione. Amr Moussa, esponente laico dell'Assemblea Costituente che da settimane boicotta i lavori in segno di protesta, denuncia la fretta sospetta con la quale si vuole approvare la nuova Costituzione senza i voti del consenso dei partiti laici. A complicare ulteriormente il quadro, un giudice ha condannato oggi a morte il pastore Jones, il pastore americano che in chiesa ha bruciato il Corano ed ha incitato alla guerra contro i musulmani, e i 6 egiziani copti, i produttori del film blasfemo che scatenarono la rabbia nel mondo arabo.